Nella serata di ieri, giovedì 28 novembre, il palinsesto televisivo ha offerto una vasta gamma di opzioni per gli spettatori italiani, spaziando tra intrattenimento, sport, informazione e reality show. La competizione tra Rai e Mediaset si è rivelata intensa, con programmi che hanno catturato l'attenzione di milioni di telespettatori. Su Rai 1 la puntata di Don Matteo ha ottenuto un notevole successo, con 4.076.000 spettatori e uno share del 22.81%. Questo risultato ha permesso alla serie di superare la fiction Endless Love di Canale 5, che ha registrato 2.603.000 spettatori e uno share del 13.8%. La popolarità di Don Matteo continua a dimostrare la forza della programmazione Rai, che riesce a mantenere un forte legame con il proprio pubblico. Rai 2 ha presentato Delitti di famiglia, che ha attratto 610.000 spettatori, mentre Rai 3 ha trasmesso Splendida cornice, con 994.000 spettatori. Su Rete 4, Dritto e rovescio ha totalizzato 972.000 spettatori, mentre Le Iene su Italia 1 ha coinvolto 940.000 spettatori. La semifinale di X Factor su Sky 1 ha raccolto 648.000 spettatori, dimostrando che anche i talent show continuano a mantenere un buon seguito. Nell'Access Prime Time, il programma più visto è stato Affari Tuoi con Stefano De Martino, che ha raggiunto 5.798.000 spettatori e uno share del 26.8%. Questo ha messo in evidenza la superiorità della Rai in questo slot, battendo Striscia la notizia di Canale 5, che ha ottenuto 3.019.000 spettatori e un 14% di share. La competizione tra i due programmi è sempre accesa, ma il game show di Rai continua a prevalere. Nel pomeriggio, Maria De Filippi ha confermato il suo status di regina della televisione italiana. Con Uomini e Donne ha raggiunto 2.403.000 spettatori e un 23.7% di share, mentre Amici ha coinvolto 1.416.000 spettatori. Al contrario, Pomeriggio 5 ha ottenuto 1.320.000 spettatori nella prima parte e 1.424.000 nella seconda, dimostrando che la concorrenza è sempre agguerrita. Ma De Filippi continua a dominare il pomeriggio. Le serie TV hanno continuato a riscuotere successo nel pomeriggio. Su Rai 1 Il Paradiso delle Signore ha appassionato 1.661.000 spettatori, mentre su Canale 5 Beautiful ha attratto 2.424.000 spettatori. Anche Endless Love e My Home, My Destiny hanno registrato buoni ascolti, dimostrando che il pubblico ha una vasta gamma di preferenze. La sfida tra Rai e Mediaset si fa sempre più interessante, con entrambi i gruppi che